Lombardi e mi occupo di servizi al lavoro e formazione finanziaria ed opero in particolare nella regione Lazio, Roma e provincia. Quanto riguarda le competenze chiave che servono per lavorare in proprio, per fare impresa, io devo dire che mi trovo in difficoltà ad elencarne specificatamente qualcuna, nel senso che è un mix, è un mix di competenze che servono per poter lavorare per proprio conto. Ovviamente parliamo di competenze quali, soprattutto quelle del tipo relazionale, individuale, cioè competenze trasversali. Al netto delle competenze specialistiche che devi avere per forza, nello stesso tempo non basta essere competente per quello che fai, ma se vuoi avviare un'attività devi inevitabilmente avere altro, e questo lo trovi all'interno delle competenze trasversali. E nel mio settore il sapersi relazionare è la prima cosa. Successo che ho ottenuto probabilmente è stato quando non mi hanno rinnovato il contratto di lavoro e sono entrato in disoccupazione, e quella è stata la più bella cosa che mi potesse accadere, perché è da lì che è nato poi, diciamo, il mio percorso da lavoratore autonomo. Le difficoltà che ho incontrato è stata proprio difficoltà di percepire il contesto intorno a me. Perché per tanti anni io avevo le opportunità che stanno lì davanti a te, ma tu non riesci a vederle, a percepirle. Quindi la problematica principale è stata proprio di attitudine mentale. A livello formativo, quello che mi è più servito è stato sicuramente quando ho iniziato a lavorare durante il periodo di disoccupazione. Ho iniziato a lavorare in modo occasionale e poi, quando è terminata la disoccupazione, in modo un po' più continuativo, come orientatore. Perché questo? Nel senso perché è quando tu sperimenti in prima persona che veramente apprendi qualcosa. Quindi, e per me quella è stata una formazione, sebbene non stessi in aula, ma ero io che in qualche modo, tra virgolette, orientavo le persone, ho scoperto lì che ero bravo a orientare gli altri. Il consiglio che posso dare a tutti quanti che vogliono mettersi in proprio, vogliono diventare imprenditori, imprenditori se stessi, insomma, vogliono lavorare in modo indipendente, non dipendente, è fermarsi per un attimo. Fermarsi e iniziare a riflettere su tre cose. Quali sono le tue competenze? Quello che hai imparato. Competenze specialistiche. B. C'è qualcosa che sai veramente fare bene, che ti riesce bene? C. Quali sono i complimenti che ti fanno maggiormente le persone, anche amici, i parenti e tutto il resto? Qui entriamo nel campo delle competenze trasversali. Se riesci a combinare questi tre aspetti e capire se ci puoi costruire un mestiere sopra, quindi analizzare il mercato e dire: ma io con questa roba qua ci posso aprire un'attività? Se è così, allora ti dico, inizia a farlo, perché questa è la prima cosa che...